Il decreto dignità contro lobby di tutti i tipi, lo dice il vice premier Luigi Di Maio, dura la replica del Ministero dell'Economia. Sentiamo Angelica Fiore. Contro il decreto dignità c'è un complotto perché, spiega Luigi Di Maio, non conteneva numeri sulla perdita di posti di lavoro. Anzi, rincara la dose, gli 8.000 posti in meno apparsi nella relazione tecnica del decreto sono stati aggiunti da qualcun altro nottetempo e non dai ministeri di sua competenza. I 5 Stelle adombrano un intervento malevolo ed è scontro con il ministero guidato da Giovanni Tria. L'antefatto. Per rispondere alle critiche sul decreto, Di Maio era partito all'attacco con un video postato su Facebook. Leggo sui giornali di stamattina che questo decreto farebbe perdere 80.000 posti di lavoro. Mi faccio una risata prima di tutto, perché 80.000 non sta da nessuna parte. Questo decreto dignità ha contro lobby di tutti i tipi. 8.000, ipotizza la relazione tecnica, sarebbero i posti di lavoro che si potrebbero perdere all'anno per effetto della stretta sui contratti a termine. La replica dal dicastero di via 20 settembre non si fa attendere. Le relazioni tecniche sono presentate insieme ai provvedimenti dalle amministrazioni proponenti, dicono fonti del Ministero dell'Economia. Così anche nel caso del decreto dignità. Insomma, la cifra del contendere, 8.000 posti di lavoro, non solo era presente nel testo, ma, ricordano le stesse fonti, è frutto di un'elaborazione dell'INPS. Dunque nessuna aggiunta, né manomissione. E così Di Maio precisa. Però non ho capito perché abbia reagito il MEF, io non ho nominato il MEF, io sto solo dicendo che non è la parte politica ad aver inserito nella relazione tecnica quei numeri.